Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video molto semplice per andare a riassumere un pochino cosa è stato e cosa ha significato per me questo anno su YouTube e non. Un video molto easy con una schermata e io che parlo un po' come i vecchi tempi e sinceramente non so da quanto tempo io non faccio un video del genere, ma io vi lascio nelle schede lo stesso identico video di Capodanno di 2 anni fa per farvi capire quanto io mi sia evoluto in un certo senso e dalla voce, dal modo di esprimermi si capisce decisamente. Che dire ragazzi, quest'anno è stato un anno molto ma molto particolare, lo sapete, sia da un punto di vista fra tantissime virgolette professionale, quindi qui su YouTube, sia da un punto di vista personale, per inciso no, non è un lavoro YouTube purtroppo. Sta di fatto che ragazzi quest'anno per il canale si è trattato di un anno di stallo, mi spiego meglio. L'anno scorso, il 2016, è stato un anno molto ma molto proficuo da un punto di vista delle visual e della crescita dei numeri in sé, perché comunque c'era quel boost dato da Pokémon Go, c'era stata quella sventagliata incredibile della moda dei Pokémon che aveva boostato un sacco di canali. Nel 2017 questo boost non l'ho perso, non l'ho nemmeno incrementato, diciamo che il mio pubblico è rimasto bene o male agli stessi livelli, nonostante gli iscritti siano aumentati moltissimo. Basti pensare che io all'inizio dell'estate ne avevo circa 8.000, neanche 8.000 ne avevo, e sono arrivati a 14.000, ma in questo momento il pubblico che segue i miei video è bene o male lo stesso che li seguiva, diciamo, alla fine dell'anno scorso, anzi forse si è un pochino ridotto, questo per la questione dei boost, ma ci può stare, non ne faccio assolutamente una mia colpa, né tantomeno una vostra, e anzi sono di base contento di come sta andando il canale, anche perché ragazzi, oltre vabbè ad aver avuto i vari exploit con la Souling e con la serie con Tia, tra l'altro quest'anno è stato anche l'anno in cui ho conosciuto meglio Tia e con il quale ho fatto dei video che sono veramente delle pietre miliari dei meme del canale, oltre anche ad aver conosciuto Joe e aver fatto video insieme ed esserci conosciuti un po' meglio, insomma anche dal punto di vista diciamo personale su YouTube ho espanso un pochino quelle mie conoscenze che di solito erano tipo Luke e Fabio, creando diciamo una sorta di circolo un pochino più grande, ecco. Ho perso il filo del discorso. Quello che volevo dire per l'appunto è che oltre agli exploit comunque il canale si è sempre stagnato su dei numeri accettabili, buoni, e inoltre, tralasciando la questione dei numeri che secondo me è secondaria, anche da un punto di vista creativo quest'anno è stato veramente il migliore che io abbia mai avuto. Ho rivitalizzato format dell'anno scorso come i Cosa Pensano o i video di questo genere che stanno spopolando come al solito sul mio canale, ogni volta escono dalle mie cerchie, raggiungono 20.000 visual, 25.000 visual, insomma, danno sempre un boost in più al canale. Ho portato dei format innovativi, ho portato Sleek Google, ho portato le reaction, sto portando le team reversed, sto un sacco di veramente tantissimi, ma proprio tantissimi nuovi format. Penso sinceramente di non aver mai avuto un periodo, diciamo, fruttuoso come questo da un punto di vista dell'originalità. Ho davvero, ragazzi, tantissime ma tantissime idee e penso che si sia notato. Di conseguenza, nonostante per l'appunto il canale a livello di pubblico, a livello di visual magari, sia rimasto più o meno lo stesso, rimango comunque dell'idea che quest'anno sia stato molto ma molto positivo. È stato un anno di stabilizzazione da un punto di vista dei numeri. Conto per il prossimo anno di riprendermi alla grande. Gli iscritti sono aumentati, le visual no, ma ciò nonostante la cosa mi rende comunque contento. Inoltre ho preso la partner, cosa che prima avevo ma dalla quale mi ero stato praticamente espulso dalla mia partner per motivi arcani, mi aveva dato del razzista questi in una mail. Ho cambiato partner, ho cominciato a rimettere gli annunci, anche questa cosa degli annunci che quest'anno verso la fine sono apparsi nei video sempre a ripetizioni e sempre di più, ovviamente senza intaccare la pubblica decenza, sono comunque dovuti a un fatto, ragazzi, che comincio ad avere 18 anni, il prossimo anno dovrò andare all'università e trovare un modo per raccimolare dei soldi può essere anche per l'appunto YouTube stesso. Quindi non vi lamentate per piacere delle pubblicità, perché personalmente mi servono, se no questo canale non va avanti, perché comunque dovrei trovare qualcosa da fare per guadagnare dei soldi. Siccome ritengo che guadagnare soldi con una passione sia una delle cose più belle che esistano, non ci vedo nulla di male a mettere qualche annuncio skippabile che vi toglie 5 secondi di video e che non è assolutamente dannoso. Per il resto YouTube direi che può essere concluso qua, insomma è stato un anno che mi ha dato tante gioie, mi ha dato alcuni dispiaceri, e però diciamo che
sono sostanzialmente contento di come è andato. Da un punto di vista personale, già lo sapete, ho avuto questa piaga che è denominata acne, che a distanza di un anno purtroppo è ancora in circolazione, per la quale mi sto ancora, fra virgolette, curando. Ma su questo punto, diciamo, ho già parlato abbastanza, quindi non mi sto a dilungare. Sappiate solo che se andate a vedere il video, o meglio la live di Capodanno di un anno fa, già si stava presentando, era già in fase, diciamo, di sviluppo. E quindi immaginate, è un anno che io comunque convivo con questa malattia, che adesso sembra essere, diciamo, passata, e per la quale comunque sto ancora facendo dei trattamenti. Inoltre sapete anche che è stato un periodo poco bello per quanto riguarda la mia persona, soprattutto per la prima parte dell'anno. Non è stato un periodo bello per vari motivi. La seconda parte invece è stato un periodo molto migliore per tantissime ragioni, perché mi sono liberato di questi pesi, ho trovato una ragazza, e che ragazza soprattutto, che saluto, e che probabilmente in questi giorni, che forse starete vedendo il video, è appena andata via da casa mia, quindi insomma potete immaginare. E tra l'altro questo video lo sto registrando il 24 alla vigilia, semplicemente perché non ho tempo, ragazzi. E per il resto, che altro, insomma, è stato un anno molto positivo per la prima parte, cioè per la seconda parte, molto negativo per la seconda da un punto di vista personale. Poi ovviamente sappiamo tutti che c'è certa gente che mi continua a beccare certi ritardati, ma qua non ve lo sto a dire, questa è una delle cose che mi intaccano meno in assoluto. E nulla, personalmente direi che ho detto tutto, insomma, niente di più da dire, niente di meno. Comunque ne ho già parlato molto in altri video, c'è stata una parte dell'anno che ha reso in un certo senso YouTube una sorta di modo per evadere da certe situazioni, mentre la seconda parte è stata molto più felice. E forse si è notato anche, non so se l'avete notato, una sorta di rallentamento magari anche nella pubblicazione di certi video. Magari ogni tanto salto più giorni che prima, questo perché ho più cose da fare, ho più da studiare, e quest'anno tra l'altro, ragazzi, è l'anno della maturità, quindi sparatemi in testa. E quindi insomma spero possiate capirmi. Detto ciò, ragazzi, nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto, se lo saranno cagati in pochissimo, perché è un video all'antica, è un video il 31 di gennaio, quindi del 31 di dicembre, quindi figuratevi. Però ci tenevo a farlo, giusto per farvi vedere come è cambiato il Creepy Stories rispetto a 2 anni fa, e per andare a riprendere, a ripescare in un certo senso le antiche tradizioni che mi portavano ogni fine anno a fare questo genere di video per raccontare un po' com'era andata. E nulla, spero che se siete arrivati fino in fondo abbiate perlomeno gradito il video. Se siete arrivati fin qua, rispondete nei commenti, o meglio scrivete un commento con hashtag fino alla fine. E nulla, se vi è piaciuto ovviamente il video lasciate un like, spero che non mi abbiate conosciuto con questo video e che io non vi debba chiedere di iscrivervi, se no potete anche non iscrivervi perché questo video fa obiettivamente schifo. Inoltre vi invito, vabbè, a lasciare per l'appunto un commento, stavo per dire la domanda del giorno ma non c'entra niente. E nada, mi raccomando, premete la campanella se non l'avete ancora premuto, ma penso che sia superfluo. Sto guardando la facecam, non sono in facecam, noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.